E allora comincia la quarta settimana con un tacco e il numero di Di Donato. Quarta settimana per la 15ª edizione dello Sbordone League. Si comincia come sempre in Platinum League. E allora il primo match delle ore 21 di questa sera sarà Bastardi Senza Gloria che ospita l'Aston Villa. Aston Villa ancora a 0 punti dopo 2 partite e un riposo. I Bastardi Senza Gloria di punti ne hanno 3 in 3 partite. Arrivano a questa partita avendo vinto l'ultima contro i Bandoleros la settimana scorsa. Le partite seguenti delle ore 22 saranno El Salvador, appunto Bandoleros, e la sfida Atletico, ma non troppo, contro la Rudy Kroll Napoli. Riposa oggi l'AC Wimbledon di me e di Iervolino, che oggi è in prestito alla Aston Villa, che si schiera con Moyo. Qui interno Portolano a sinistra, Di Donato a destra, centrocampo con Di Meo, Rosolino e Grieco. In attacco c'è Telese dell'Aston Villa. Ci sono praticamente solamente Telese qui interno e Di Donato. Poi Portolano, Di Meo e Grieco direttamente dai vecchissimi accidenti. E Rosolino addirittura dall'FC Uelo della Gold League. I Bastardi, Spinelli in porta, Toscanesi al centro, ai lati Monaco e Amedeo Palumbo. Centrocampo con Tosca Gol, Pignetti e Ferrario. Avanti Tranchino. Non c'è... chi è che è assente oggi? Vediamo un po' dei Bastardi. Vabbè, Varune, anche se non c'era nemmeno nell'ultimo match. Tanto prova Monaco, Moyo. Toscagollo va ad anticipare questo pallone, Di Donato prova a prenderlo. Poi c'è uno scontro con un pallone che carambola, Spinelli. Pignetti. Toscanesi. Toscagollo 1-2 col fratello. Sono in otto senza cambio la formazione dei Bastardi, una novità, di solito portano sempre la sostituzione. Palla da questo lato del campo, Ferrario col destro, fondo. Qui interno Rosolino, così, verso Di Donato, che sbaglia il tocco. Ferrario approfitta e recupera, Pignetti dall'altro lato dell'area di rigore. Ferrario esagera un po' e subisce fallo. Calcia Tranchino, destro che... viene deviato da Rosolino. Calcio d'angolo per i Bastardi Senza Gloria. Batte Marco Ferriare, il cross sul secondo. Toscanesi, controllo sinistro, altissimo. Errore qua in fase di disimpegno dal fondo. Allora prova Ferrario, anzi Tranchino, murato da qui interno. Portolano. Ingabbiata nella metà campo, nella sua metà campo, la formazione della Aston Villa. 3-2 la sconfitta subita da Wimbledon, 10-1 quella contro l'El Salvador, pesante. Dal fondo va qui interno, mentre è uscito Grieco ed è entrato Iervolino. Si posiziona al centro del centrocampo, palla verso Ferrario che salta Di Donato, gamba un po' alta di Marco Ferrario, no, ha urlato qualcosa. Allora Di Meo, ripartono la formazione dell'Aston Villa, la porta di Di Meo. E Mancino prova ora, Spinelli la incolla e riparte subito Palumbo. Telese su di lui, Palumbo prova ad andare a destra. Arrivano in due lì in mezzo, Toscanesi per Monaco. Ferrario cambia passo, si accentra, Tranchino di prima, Moglio vela. Non è che non gioca giù, capito? Voglio bene. Ferrario, Toscanesi allarga, Palumbo dentro ancora, la palla passa troppo, Tranchino, Ferrario al limite, Di Meo la inchioda, Iervolino prova a uscire, rimpallo Telese, grande aggancio, lotta con Monaco, se ne va Telese, palla dentro, secondo palo Rosolino, Spinelli, colpo di scena quasi,
Aston Villa vicino al gol, si riparte, sono sbilanciati ora quelli in maglia arancio, Toscanesi col tacco, Palumbo, Moyo, ritmo altissimo, Pignetti, prova a entrare, la ruba Portolano, risale Rosolino, Telese nello spazio, anzi è Portolano che serve Telese, che perde la sfera. È rimasto giù Telese, attenzione. Era buono solo Moyo. Non male, la fuga di Telese poco fa, poi quella di Portolano. C'è la Aston Villa, nonostante numerosi cambi, non è mai semplice venire a giocare con praticamente 5 titolari su 8 cambiati, soprattutto sconosciuti tra di loro. Ferrario, tunnel, così. Tosca gol, controlla, ricomincia da Gigi Toscanesi, che prepara la gran botta, tiro cross sul fondo. Possesso Bastardi, mentre siamo intorno al decimo minuto di gioco, ed è 0-0 il parziale. Toscanesi la muove morbida, Moyo la chiama, la lascia scorrere Portolano e poi Rosolino fa 1-2 con l'avversario, va, palla nello spazio, Monaco c'è, Ferrario, Pignetti contro 2, poggia a Toscanesi in verticale, Tranchino, controllo, sinistro che frusta, fondo di poco, gran controllo e tiro di Gigi Tranchino, Portolano ancora in verticale, chiude il buco Toscanesi, la poggia a Ferrario, che ormai nei Bastardi fa la mezzala sinistra, si accentra e tira, lui che nel Birra Real era la punta centrale. Portolano, Di Donato, bello il pallone per Telese, fa movimento Iervolino, Portolano, gioca bene la Aston Villa, occhio al destro di Portolano, blocca Spinelli, Toscanesi, palla dentro che scorre, Moyo la tocca, calcio d'angolo, parte il cross, il sinistro di Palumbo. Iervolino alza di là da Portolano, assente nella vittoria del Wimbledon la settimana scorsa contro la Rudy Kroll per 2-0, un'impresa da parte dell'AC Wimbledon che ha 6 punti in questa Platinum dopo 3 partite. Destro Moyo, la palla entra, Tranchino 1-0, Bastardi senza gloria. Identico proprio al gol subito contro i Bastardi del Salvador. Finì 10-1. Toscanesi alta. Portolano porta il pallone. Spasso. Dentro in verticale per Grieco. Poi occhio qui in mezzo. Ancora Portolano. Dentro il pallone verso Di Donato che riesce in qualche modo a deviarle, a salvare il contropiede. Rosolino pennella. Ancora Rosolino, occhio perché è un 3 contro 1 contro Quinterno. E il pallone per Pignetti, Moyo in uscita, 2-0 Bastardi, Pignetti. Bastardi a più 2. Iervolino, si fa vedere Telese, tocco per lui, incespica, rimessa. Toscanesi allarga, arriva Pignetti, ancora Toscanesi, Pignetti, Portolano morbida, Portolano dentro, Iervolino la fa scorrere troppo, Toscanesi la muove, Ferrario non aggancia, buono il pallone di Rosolino per Iervolino che allarga di là da Portolano, Ferrario, anzi Tranchino in pressione, si ricomincia da Rosolino, cerca un buon pallone per Di Donato che prova il controllo ad andare,
di Donato Lotta, poi scivola, palla in mezzo a due, mette ancora il piede Rosolino e sta giocando una grandissima partita. E il pallone è per Di Donato, carica il destro, prova lui e poi la palla entra a Rosolino, primo gol in Platinum. Lancio di Moio per Telese, occhio con la partita perché ora siamo 2-1, Telese la tiene in campo, Spinelli deve bloccare questo pallone. Monaco, Ferrario, sale un po', punta di Donato, 1-2, lungo. Tranchino, cerca spazio, tutto solo Ferrario, Moio. Prova ad accendersi anche Moio. Palla dentro con le mani. Toscanesi gioca dietro, sinistro di Pignetti sul fondo. Toscanesi, Tranchino, triangolo, numeraccio di Ferrario. Poi palla dietro, Grigola ruba, tocco per Telese. Toscanesi in anticipo, Rosolino allarga, Di Donato controlla, sale un po', sterza, c'è ancora Rosolino, tocco per lui. Poi tutto chiuso per Rosolino, allora prova a scaricare, ancora Rosolino, è ancora sbilanciata la formazione dell'Aston Villa, quando sale non tornano, Tranchino, Moio. Palumbo ruba il pallone, si appoggia a Tosca Gol, destro Moio. Corner. Calcio d'angolo, battuto, salta Iervolino, mette in rimessa laterale, che sta per essere battuta da Monaco. Tosca Gol, Gigi Toscanesi, poi Pignetti, punta Telese, palla a Toscanesi, Ferrario, sterza, dentro l'imbucata, provano l'1-2, arriva Pignetti, deviata, Moio! Rimessa, Ferrario, Pignetti, ancora per Marco Ferrario, morbida dentro, esce benissimo Portolano, che porta il pallone di sola, ne ha due addosso, scarica dietro per Greco, Iervolino. Qualcuno va a fare? 1-2 con Rosolino, escono bene quelli della Aston Villa. Di Meo alza, Toscanesi prolunga. Rosolino dentro, Telese si coordina. Sale Amedeo Palumbo, si fa tutta la fascia, poi prova a ricominciare, addirittura la rimessa è per l'Aston Villa. Portolano con le mani, Greco sbaglia la rimessa secondo il direttore di gara. Battuta la rimessa, a cercare Pignetti, grande intervento di Dadino. Iervolino, una palla che scotta al limite dell'area ma esce benissimo in mezzo a due. Ancora Iervolino, prova a scattare, occhio a questo pallone. Palla che arriva alle parti Tranchino, c'è solamente Quinterno a difendere. L'arriva anche di Ferrario, che sul primo non sbaglia, fa 3-1. I Bastardi ancora una volta col doppio vantaggio. Dai, va bene, non fa niente. Da sempre sulla cosa facile. Gioca Carlo, non ti ferma. Quando salgono entrambi gli esterni e l'Aston Villa prende gol, è già capitato prima, è capitato anche adesso. Monaco, Toscanesi, Ferrario, Rosolino mette il piede. Manca a parlare quello. Sta morendo Telese. Ce la fa manco a parlare. Pignetti, Tosca Gol, Ferrario, punta Dadino, Tranchino, triangolo, Monaco, dietro tutta per Toscanesi, Palumbo, dentro Moio. Moio col destro, Toscanesi e poi Pignetti.
Occhio perché Telese si impossessa del pallone e cerca la porta, Spinelli. Giocala però, vai, va bene, va bene, va bene. Va bene. Hai fatto bene, vai, però. Lancio di Palumbo, Iervolino col destro. Ancora Bastardi che arrivano da destra, il pallone dietro, Tosca gol, controllo, finta. Occhio al mancino, Moio col piedone. Poi Portolano, testa bassa, pedala. Si inserisce Dadino, che però vela. Primo tempo, 3-1, Bastardi senza gloria sulla Aston Villa. Occhio perché comincia la ripresa con il destro di Grieco, che termina sul fondo. E allora 3-1, Bastardi senza gloria, che comunque se la stanno giochicchiando contro questa Aston Villa. Piena zeppa di accidenti di Meo Portolano, Gigi Grieco, ma in gol è andato il Rosolino di Uelo. Calcio d'angolo, Tranchino chiama Ferrario. È uno schema. Primo palo, quasi riuscito. Rimessa bianca. Pignetti, 1-2 con Tosca gol. Ancora lui, ancora per Pignetti, prova a buttarsi dentro. Pallone passa, rinvia di Dadino. Si va con le mani, palla dentro, colpo di testa di interno. Pignetti, prova col mancino, vola Peppe Moio. Gran parata di Moio, che prova a svegliarsi. Luigi, stai tu. Ferrario dà ancora la bandierina, parte il cross, secondo palo ancora per Pignetti al volo, deviata così, diciamo lo schema, vogliono il super gol quelli dei bastardi. Ancora Rasoterra, occhio distratta la Aston Villa, tiro deviato, è un assedio. Ancora il cross di Ferrari, ancora secondo palo per Pignetti che è ancora al volo, poi Dadino sale, prova l'esterno, troppo lungo. Portolano taglia il campo, prova col destro, Spinelli vola. Super parata di Spinelli su Portolano che ha provato a accendere il destro, contropiede di Donato, la prende, sale lui, dentro una frusta per Grieco. Tranchino, imbucata per Ferrario, Moio respinge. Poi Iervolino, evita l'uscita del pallone. Monaco la prende, Ferrario, tutto solo Pignetti. Sull'altro lato, Tosca, gol deviata! 4-1, Tosca gol. Deviazione di Quinterno dovrebbe essere stata sul tiro di Tosca gol, che aggiunge altre reti in questa stagione che è iniziata in maniera positiva. Spinelli e poi Portolano, 4-2, non muore l'Aston Villa. La frippa, sei fritto. No, okay. Okay. Che ha picciato i cordon bleu prima di scendere. E allora torna a farsi sotto la formazione dell'Aston Villa, quasi lancia Portolano, mette il piede a medio palumbo, l'ultimo tocco è di Portolano. Si batte in mezzo con Pignetti che va dietro, poi Monaco, pallone un po' timido per Tosca gol. Adesso Palumbo, disimpegno ancora per Gigi Toscanesi. Monaco, Ferrario fa girare il pallone, la formazione maglia bianca, doppio passo di Ferrario, c'è mezzo Toscanesi, palla larga per Amedeo Palumbo che parte col destro centrando di Donato. Pignetti alza in mezzo, anzi dall'altro lato del campo, Ferrario controlla la sfera, poi attende l'inserimento di qualcuno, Pennella, Moio, occhio, due tempi.
Mani piedi verso Telese, colpo di testa di Amedeo Palumbo, può salire la Aston Villa. Gi Greco palleggia e prova col destro, palla alta. Palumbo. Toscanesi. Ferrario. Attaccato da Dadino con un fallo. C'è tutto solo Pignetti, vediamo se si staccano quelli dell'Aston Villa per andarlo a marcare. Intanto il pallone è per Ferrario, ha battuto nuovamente, altro calcio di punizione. Punizione per i bastardi e occhio alla bomba di Gigi Toscanesi. Rincorsa però breve per la rete alle spalle, palla dentro, Moio in presa, poi va subito a Telese, l'aggancio e il pallone per Greco, torna dietro da Iervolino, parte il lancio di petto Toscanesi, Greco e poi palla fuori, palla dentro di Ferrario, di Donato, almeno devia il pallone in rimessa laterale, chiudendo la possibilità di Pignetti di andare facilmente in rete, palla dentro, Iervolino al volo. Toscanesi controlla, arpiona il pallone. Carlo Telese mette il corpo avanti, lotta e poi punizione. Occhio alla quinta di Quinterno. La quinternata. Vediamo se arriva in porta la quinternata. Vediamo un po', va Quinterno, invece non calcia. Greco di punta, Telese la prova a deviare. E poi Toscanesi va avanti. Marco, partita. Ostrica. Secondo ostrica te? Ostrica per i bastardi, perché comunque perdono un po' di concentrazione, Carlo. Quasi troppo morbidi, a mio avviso. Altra palla persa. E quindi Di Meo porta il pallone. Poi temporeggia e sbaglia. Lì in mezzo Pignetti allarga. Massimiliano Monaco prova a portarla un po' su. Sempre 4-2 il parziale. Lancio a cambiare fascia di Donato di testa. Iervolino con le mani. Prova in avanti, Telese si aiuta un po' con il gomito, però il pallone ce l'hanno i bastardi, poi tacco di Donato che inizia a palleggiare, 2-3 volte di Donato, controllo a seguire, prova il numero, poi tunnel di Pignetti su Dadino, Ferrario, colpo di tacco, partono i bastardi, Pignetti, sterza, pennella in mezzo, che palla Moio, super, poi ancora Tranchino, non la perde, tunnel di Tranchino, porta vuota! Bastardi in rete, 5-2. Cambio. Vadamo, è solo, veramente solo. E allora 5-2. Nuovamente a più 3 la formazione dei bastardi, che ora provano a viaggiare lì in mezzo al campo. Parte Palumbo, velocissimo, dentro il pallone per Tosca gol. Arriva la bomba, Moio, porta vuota, 6-2, Tosca gol, doppietta. Portolano, dentro per Dadino, ginocchiata, fondo. Ferrario, la porta, 1-2, prova a viaggiare ancora Ferrario, Moio, impresa. Scende Iervolino, tacco di Dadino, sale Portolano, Dadino, prova col sinistro Spinelli. Ferrario, alza Iervolino, pallone che non esce, ancora Tranchino. Li troverà di nuovo da avversari Iervolino ai bastardi tra qualche venerdì
con l'AC Wimbledon. Chissà se non sarà una sfida Champions tra bastardi Wimbledon, che a questo punto... Oh. Occhio al sinistro deviato, si stanno per mettere a braccetto a 6 punti. Quanto manca? 10, ma almeno. Almeno 10. Ma pure di più. Greco, il cross, palla messa fuori, Greco prova il volo, anzi, Portolano. Poi sbaglia e si riparte, 4 contro 1, Tranchino, dentro Pignetti, Moio salva, e questo è un miracolo. Quando vuoi. Dentro Pignetti, destro di Tranchino, 7 a 2. Toscanesi mette il corpo avanti, gioca il pallone a Marco Ferrario che prova a saltare Greco, mette il corpo, Greco riconquista il pallone, Gigi Greco si allarga, prova in porta alta. Spinelli gioca il pallone a Marco Ferrario, Tosca gol, Ferrario, Telese la impugna e salta, Tosca gol, allarga il gioco, Portolano. La porta, ancora Telese, 1-2. Portolano ricomincia. E poi gran palla per Greco, che lotta con Ferrario. Il 9 mette il corpo avanti e recupera la sfera. Monaco nel traffico, ancora per Marco Ferrario. Pignetti, si muove Palumbo, palla a Tosca gol. Arriva Portolano, scarico a Pignetti. Sono in 4 dell'Aston Villa, troppo avanti. E allora... palla dentro, 1-2 errato, ma è ancora Palumbo col pallone, quinterno fermo. Ferrario, finta tiro, Moio. Ultimo. Esce quinterno. Portolano ha una grande chance per Rosolino, traversa, scheggiata. Portolano per Rosolino, mette il piede Palumbo, palla dentro, non la trova Telese, Iervolino di petto, prova col destro, vola Spinelli, Palumbo vola via sul contropiede dopo il calcio d'angolo, Pignetti, Moio, porta vuota, Ferrario se la giusta, Di Donato mette il piede. Super Spinelli poco fa per negare il terzo gol all'Aston Villa, il gol a Iervolino che con Wimbledon ha segnato due venerdì fa. Occhio a Tranchino in area di rigore, Tosca gol alta. Non potevamo mai avere, non potevamo mai avere questa giocata di giocare di là. San Bernardo, Varo. Telese, Portolano, provano l'1-2, ma sta arrivando Greco al limite dell'area, scarica centrale, Toscanesi mette il piede. Comunque andrà a finire non male la prestazione dell'Aston Villa. Comunque ha trovato un super Spinelli che ha negato almeno 2-3 reti. Colpo di testa di Toscanesi. Iervolino di testa. Telese e Toscanesi combattono e occhio all'ennesimo contropiede Ferrario. Va da Tosca gol. Giusto solo qui in mezzo al campo. Sale lui. Occhio a Gigi. Finta il sinistro. Prova a imbucare Pignetti, ci riesce, tutto solo Palumbo nell'aria, palla per lui, Ferrari a porta vuota, 8 a 2. Di petto Portolano, entra in aria, Greco, la piazza, Spinelli, cosa ha preso? Mamma mia, super, però è rimasto giù. No, no, la palla almeno si vede. Parte il cross, colpo di testa a mettere fuori di Palumbo, Iervolino dalla signora. Ferrario da casa sua, ce lo lascia. Finisce 8 a 2, i bastardi senza gloria salgono a 6 punti dopo 4 match in questa Platinum League.
E allora intervista a Sasi Spinelli, il portiere dei Bastardi, che oggi vede i suoi trionfare 8-2, quindi fa strano intervistare il portiere che oggi ha fatto almeno 3-4 interventi straordinari, di quell'ultimo dove sei rimasto con dolorante alla spalla. Senti, i Bastardi fanno 6 punti in 4 match, oggi una specie di allenamento perché la squadra avversaria è venuta rimaneggiata, però secondo me tecnicamente è anche più forte rispetto alle passate uscite. Quindi vi hanno dovuto impegnare un po' di più rispetto al previsto, come hai visto i tuoi, e soprattutto a questo punto della Platinum cosa possono fare i Bastardi? No, noi puntiamo molto in alto, abbiamo iniziato male, però ci siamo ripresi. E senti un po', una dedica per l'ultima parata che hai levato all'incrocio dei pali? Tutta la mia famiglia. E allora un bacio alla famiglia di Sasi Spinelli, un applauso ai Bastardi, complimenti Salvatore, ciao!